17 febbraio 2021, mercoledì delle ceneri, ma anche festa del gatto. In collegamento per noi c'è Maddalena Pieroni, che appunto saluto e che ci va a raccontare qualcosa in più su questi splendidi felini. Ciao Maddalena! Ciao Maria Stella, sì, è la giornata internazionale del gatto, qui siamo al canile della Cella, qui accanto a me c'è la presidente di EMPA, Sandra Capogreco, con Mosè, uno splendido gattino che abbiamo chiamato così perché è stato salvato da un fosso, ma come lui ce ne sono tanti che desiderano essere adottati e trovare una famiglia. Vero Maddalena, questo è particolarmente dolce perché veramente è sopravvissuto a un brutto incidente in un fosso, rischiava di non essere visto ed ora è sotto le cure veterinarie, forse in adozione. Certamente qualcuno lo prenderà sicuramente, poi c'è anche Valentino che è un gatto adulto molto dolce, anche lui salvato da voi. Ha bisogno assolutamente lui di andare a casa perché altrimenti è finito il suo periodo di chiusura nella gabbia e quindi lo dovremmo liberare fuori e insomma non è il massimo, meglio una casa. E poi c'è un altro gattino dolcissimo nero, ma ce ne sono tantissimi e tutti con una storia e tanto affetto da donare. Oggi per la giornata internazionale del gatto c'è anche qualcosa da vedere, vero Sandra? Alle 7 collegatevi su Facebook EMPA Nazionale e ci sarà un film, un documentario della Wanted Cinema molto bello sul mondo magico dei gatti e delle gattare. Non vediamo l'ora. Stella, ti restituisco la linea. Grazie a Maddalena e grazie anche a Sandra per essere stata con noi questa mattina ed è sempre bello parlare anche di gatti. A questo punto noi ci fermiamo, Spunti e Spuntini torna domani sempre a partire dalle 10. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti, a domani.